Il ricordo di tanti giovani caduti, di quei giovani che non sono mai invecchiati e il cui ricordo, la cui memoria rimaneva sempre giovane nella mente delle proprie mamme, delle proprie mogli e dei propri figli e di tutti i familiari. Mia nonna, finché vissuta, per oltre 30 anni ha portato il lutto per un figlio morto in guerra nel 1918 ed è proprio la memoria per non dimenticare per rinnovare appunto insieme la memoria che a San Secondo si sono ritrovati in tanti per celebrare i caduti della prima e della seconda guerra mondiale e questo per merito della Proloco del Comitato Pro San Secondo e dell'Associazione Nazionale Famiglie Cadute in Guerra, sezione di Città di Castello e soprattutto per l'impegno mai venuto meno di Pierino Monaldi, orfano di guerra, figlio di Giuseppe, sepolto nel Cimitero militare italiano d'onore di Oyendorfe, Amburgo, Germania, Reparto Terzo, Fila Zeta. Tomba 33 con altri 5.849 caduti italiani ed è proprio Pierino Monaldi il figlio che ha voluto che il padre rimanesse sì, lì insieme con quei tanti amici con i quali aveva condiviso Tanti, tanti duri sacrifici, tante piccole, poche speranze. Ed è quello che si vuole trasmettere ai giovani di oggi. E a tal proposito, sentiamo proprio uno di loro: Edoardo Seroni, prima B, liceo classico, 15 anni, sentiamolo. Che cos'è la guerra per te? Perché i bambini, ragazzini come te. La vedono come videogioco purtroppo o come spettacolo alla televisione. Hai detto che la guerra non è uno spettacolo. Ecco, che cos'è la guerra per te? La guerra, la guerra è morte, la guerra è distruzione, la guerra è ricordo. La guerra purtroppo è trascurata, trascurata da noi giovani ma non solo, trascurata dagli adulti che non, non ci dicono niente, cioè non, non mantengono il ricordo.